Inizio, di quale reparti stiamo parlando? La chiusura di quali dei due reparti e soprattutto cosa si prevede? Beh, certamente quello delle nascite, e quindi noi siamo preoccupati perché, tra l'altro, poi non nascere ai Isernia non è nemmeno bello per chi è di Isernia, insomma, ma di conseguenza andrà via anche la ginecologia, perché non si raggiungono le 500 nascite. E delle ultime ore però Frattura ha detto che ginecologia forse ce la facciamo. Ma non è tanto questo. Allora, quello che dice Frattura nelle ultime ore conta come è quello che dice normalmente, cioè bugie, quindi non mi fido. Il problema è capire perché non si arriva ai 500, perché ci sono un paio di medici che fanno attività esterna e poi portano a partorire queste persone altrove. Uno di questi due, tra l'altro, fa solo cesarei, cesarei che paga la Regione Molise. A chi giova tutto ciò nel sapere, poi, tra l'altro, dicono i ben informati, che questo medico sembra sia molto apparentato con il Presidente della Regione? Allora, questa cosa io me la chiedo, la vogliamo verificare? Se così fosse, e io sono certo che così è, allora c'è anche un conflitto molto molto pericoloso. Non ci stiamo a queste cose, noi dobbiamo combattere per avere l'ospedale, ma combattere chi queste cose non le mette in atto. Il reparto per i dializzati è un problema importante perché, voglio dire, non possono trasferire e venire le persone da fuori a fare dialisi qui a Isernia. Sì, certo, anche in questo il Presidente Frattura ha detto che il problema è quello della mancanza del personale dei medici e fra poco risolveremo. Allora io dico una cosa, ma queste parole le diciamo a chi è morto o le diciamo a chi sta per morire? Presidente, se c'era una necessità, lei lo sapeva, allora perché questi medici non sono stati assunti nei tempi dovuti? Perché forse mi faccio la domanda. Per fare un concorso bisogna studiare bene tutte le carte, le pedine, le commissioni, in modo da inserire poi le persone amiche nei posti giusti. No, perché mentre questo si fa, che è già un'attività illegale, le persone muoiono. Adesso andiamo a raccontare a quelli che sono morti, così come, Presidente, vorrei che lei ricordasse all'opinione pubblica a che punto stanno le indagini per capire la commissione sulla collega dell'Archivio di Stato che morì dopo 5 giorni di pronto soccorso. Nessuno ne ha saputo più niente.